Proviamo ad immaginare il viaggio di un visitatore straniero, uno dei tanti che ogni anno scelgono l'Italia per lavoro o per le vacanze. Arriverà forse con un volo all'Italia, la compagnia dell'IRI, senza sapere che molte parti di quell'aereo sono state costruite da un'azienda dell'IRI, l'Air Italia. I radar che hanno controllato il volo sono stati realizzati dalla Selenia, con componenti della SGS. Il nostro viaggiatore chiamerà gli amici con un telefono prodotto dalla Italtel e utilizzando il servizio telefonico della SIP o dell'Italcable. Percorrendo un'autostrada gestita dalla società Autostrade, si imbatterà in una centrale elettrica costruita dall'Ansaldo, sempre dell'IRI. Una sosta in un autogrill della SME e poi via di nuovo in giro per l'Italia. Può darsi che per viaggiare preferisca il treno. In questo caso il suo vagone correrà su rotaie prodotte dalla nuova Delta Cedar e sarà trainato da un locomotore realizzato per la parte elettrica dall'Ansaldo. E se passerà un weekend in Sardegna, il traghetto apparterrà alla Tirrenia della Finmare e sarà stato costruito dalla Fincantieri. Anche tutte queste società appartengono all'IRI. Ma non basta. Dolci, surgelati, il pomodoro degli spaghetti saranno probabilmente prodotti da Motta, Alemagna, Antica Gelateria del Corso, Cirio, società della SME, la finanziaria dell'IRI che cura il settore alimentare e della grande distribuzione. Non a torto si parla di Galassia IRI.